tutti. No, non vi ho invitato a prendere un tè. Oggi faremo insieme un presepe in tazza. Voglio farvi vedere come riciclare delle vecchie tazzine, magari sbeccate, per renderle un regalo bellissimo da fare agli amici oppure un suppellettile elegantissimo da tenere in casa. Allora, una vecchia, in questo caso antica, tazzina da tè. Vedete, la volta scorsa mi è caduta e ne ho sbeccato un pezzettino, ma non ho nessuna intenzione di buttarla. E allora farò questo progetto insieme a voi. Del muschio, lo vendono comodamente in busta, in questo periodo lo trovate un po' dappertutto. Uno smalto blu. Del glitter dorato, io ce l'ho qui in tubetto, però lo potete usare anche quello in polvere. Una stella che può essere una stella cometa. Io, essendo questa una tazza della mia mamma, per questo presepe ho deciso di usare una stelletta del mio papà, che era un militare, e questa sarà la stella cometa. E mi piace anche il simbolo, che è un qualcosa che è di solito relativo all'esercito, quindi alle forze armate, possa diventare un simbolo di estrema pace e indicare l'arrivo di Gesù. Un mini presepe lo potete trovare in tutti i negozi che vendono cose per il Natale. Pistola per colla a caldo con relativa stecca e anche la colla normale. E un po' di scotch di carta. Come prima cosa, con lo scotch di carta foderò la tazzina in modo da salvaguardare il bordo d'oro, perché voglio che in nessuna maniera venga intaccato dal colore. Quindi piano piano lo preservo. Se voi non avete un bordo d'oro all'interno della vostra tazzina, mettetelo lo stesso un profilino di scotch di carta. Lasciate quindi mezzo centimetro di bordo, di margine al vostro presepe, bello pulito, in modo che stacchi e dia anche l'idea di profondità. Ok. Sistemato tutto il bordo, decido da che lato voglio che si sviluppi il mio presepe. Questa sarà la base e questa sarà la parte alta. Prendo lo smalto blu notte e verso all'interno della tazza il mio smalto. Voilà. Quindi lo faccio andare un po' dappertutto, aiutandomi anche con il pennellino. Adesso, colorato tutto l'interno della tazza, lasciamo asciugare perfettamente. Nel frattempo, mentre è ancora fresco, tiro via lo scotch, rimuovo da fresco perché se c'è qualche sbaffo di blu, riesco a toglierlo agevolmente senza ricorrere all'acetone, che potrebbe portare via anche la doratura. Prendo una zolla di muschio. Ecco, metterò la tazzina così, prendo una zolla di muschio e la adagio all'interno della tazza e la fisso con della colla a caldo. Fisso, sempre con la colla a caldo, la tazzina sul piatto nella sua posizione finale. A questo punto decidiamo chi devono essere i personaggi. Sicuramente Gesù bambino al centro della scena, quindi lo posizioniamo qui. Accanto a Gesù bambino il bue e l'asinello. Bue, asinello Maria alla sua destra e Giuseppe a sinistra. Prima di mettere gli ultimi pezzi, sistemo bene le simmetrie e faccio
faccio le stelle. Ho aspettato un attimo perché si asciugasse maggiormente il tutto con questo glitter. Ho illuminato un po' il firmamento, non so se riuscite a vederlo. L'angelo lo metterò al centro dietro. E qui su la stella cometa. Pastorello, non ti metterò. E voilà, il mio presepio in tazza è pronto. Se voglio, metto delle lucine sul piattino per illuminare la scena. Oppure lo lascio così, semplice, semplice. Magari in camera da pranzo è il modo più bello per celebrare il Natale. Bene, fate anche voi il vostro presepe in tazza e poi taggatemi su Instagram, su Facebook per farmelo vedere. Io vi lascio alle foto e vi auguro una splendida preparazione al Natale. Vi voglio un gran bene, ragazzi. Un grande bacio e ci vediamo al prossimo video. Rimanete con me per guardare le foto. Ciao!